Chiedo di sottoscrivere a titolo personale questo emendamento e vorrei spiegarne le ragioni per non essere fraintese. E vorrei cogliere l'occasione per sottolineare il lavoro positivo che è stato fatto fra di noi, colleghe di diversi partiti, perché sul tema della legge di stabilità abbiamo fatto degli sforzi di convergenza che hanno dato risultati positivi. E questo tengo a sottolinearlo. Su questo argomento, invece, su quello dell'istituzione del percorso per le vittime di violenza, non siamo riuscite a trovare una sintesi che andasse bene a tutti, ma davvero ci siamo sforzate, perché il testo originario dell'emendamento rispetto a questo che andremo a votare o a non votare è davvero cambiato in questo tentativo di trovare una convergenza. Ma il problema non è tanto che non siamo riusciti a trovare una sintesi che andasse bene, non è questo il problema che mi provoca disagio. E la ragione che mi induce a sottoscrivere questo emendamento, che chiede di cancellare questi due commi istitutivi del percorso, che ripeto sono migliorati rispetto al testo originario, è che abbiamo perso la relazione con le associazioni che di questo tema si occupano da anni. Loro, e non voglio dire che abbiano tutte le ragioni, ma loro si sono sentite tradite e ne sono dispiaciute e preoccupata, perché loro sono quelle che se ne occupano di più, che hanno più competenza dal mio punto di vista. E allora io vorrei che noi potessimo ristabilire questo ponte con loro e forse non votando questi due commi, cioè facendo una sorta di tabula rasa, ma non per dare ragione alle une, alle altre o alle associazioni, ma per poter ripartire a discutere con loro, comprese loro le associazioni. Ecco, vorrei che forse questo potesse aiutare la costruzione di soluzioni positive e condivise, anche pensando ai due emendamenti proposti dal governo che voteremo dopo. Grazie. Grazie, è scritta a parlare la deputata Carfagna, prego. Grazie Presidente, con questo emendamento si vuole sopprimere una disposizione che vuole istituire all'interno delle strutture